Ben ritrovati, siamo in notturna come al solito. Io stasera sono particolarmente sconvolta perché non ho avuto neanche il tempo di farmi un minimo di piega. Ho fatto la doccia prima, mi sono asciugata i capelli in qualche modo e arrivo prima di andare a nanna con la mia maglietta d'ordinanza perché sappiate che io tengo sempre una maglietta apposta, bella stirata, in ordine, per fare video. Vabbè. Adesso cambio colore perché ho già fatto, visto che l'ho già usato 3 volte, mi pare. Comunque, bando alle ciance, parliamo di libri anche questa sera. E vi voglio parlare del secondo romanzo di Angela Marsons. Vi ho già parlato di lei per il suo romanzo d'esordio, Urla nel silenzio, che ricordo vi consigliai perché era molto bello, soprattutto il personaggio che ha creato la Marsons, ossia quello di Kimberly Stone. Kimberly Stone è una detective della polizia della Black County, che è una regione inglese, una regione che prende il nome dal fatto che fino agli inizi del XX secolo c'erano moltissime miniere di carbone e la lavorazione di questo minerale sviluppava un pulviscolo che si disperdeva nell'atmosfera e ammantava tutto di nero, questo nero fumo, da qui il nome Black County o Contea Nera. Ebbene, questa Kimberly, detta Kim, tutti la chiamano Kim, Stone, ha un passato difficile, un passato che le è rimasto dentro al punto da crearle non pochi problemi relazionali e psicologici. Certo, lei riesce a controllare tutto, ma ha veramente dei momenti in cui rischia di sprofondare nell'abisso di questi traumi infantili irrisolti. L'essere cresciuta con suo fratello gemello da una madre alcolizzata e tossicodipendente, l'essere stati abbandonati senza cibo né altro, vedere morire il proprio fratello gemello, l'essere poi rimbalzata da una famiglia affidataria all'altra, ha creato in Kim questo profondo disagio nel relazionarsi con gli altri. A parte questo, nel suo lavoro è veramente ineccepibile. Oltre che essere molto professionale, ha anche questa capacità di andare oltre le apparenze, ha questa sua vita travagliata. Ha forse sviluppato in lei una maggiore sensibilità, riesce a intuire quando c'è il male, quando c'è qualcosa che si nasconde per abbellire la facciata e celare il marcio che c'è dietro. Lei lo percepisce, è come un istinto animale il suo. Ebbene, in questo secondo romanzo, Il gioco del male, titolo originale Evil Games, cioè il gioco del diavolo addirittura, tutto ha inizio con il ritrovamento del cadavere di uno stupratore. Questo stupratore era da poco uscito di prigione dopo la condanna ricevuta per il suo crimine, condanna che gli era peraltro stata ridotta per la sua buona condotta in carcere. Dopo poche ore Kim ha già risolto il caso. Chi è stato? No, ovviamente la vittima dello stupro, la vittima che davanti a Kim crolla quasi immediatamente. Sì, sono stata io. Doveva non pagare per quello che aveva fatto. Doveva, lei dice, ridarmi la luce, quella luce che mi ha portato via. Questa frase fa scattare in Kim l'idea che ci sia qualcosa di strano
più che una semplice vendetta della vittima contro chi le ha fatto del male. Ed ecco che indagando scopre che questa ragazza era stata affidata dai servizi sociali a una terapista, a una psichiatra, che avrebbe dovuto aiutarla a superare questo trauma. Quando le due donne si incontrano, perché questa psichiatra, Alex, è una donna affascinante, molto capace di ammaliare le persone, ecco, la sua abilità è quella di affascinazione. Ebbene, e Kim percepisce che c'è qualcosa che non va in questa persona. Da qui inizieranno una serie di incontri, scontri tra Kim e Alex, questa psichiatra, perché ci saranno altri casi analoghi, ossia di crimini commessi da persone che, guarda caso, sono collegate con questa terapista. Kim ha il sospetto che questa terapista non li stia guarendo, bensì li stia programmando per uccidere. Li programma con la sua arte di psichiatra, a incanalare l'odio, il rancore, la rabbia, non verso una risoluzione positiva, bensì come un'arma micidiale pronta a colpire chi ha causato in loro questi dolori. Perché lo fa? Perché secondo Kim lei li usa come cavie da laboratorio per un esperimento. Sarà difficile dimostrare questa tesi perché non ci sono prove provate, perché si gioca tutto sulla fabulazione e sulla capacità di comandare e programmare le menti di questi pazienti che ha la dottoressa Alex. Si arriverà a un epilogo estremamente forte, ci sarà collegata anche la vicenda di un padre che abusava delle proprie figlie, ci sarà la ricerca del secondo spettatore di questi squallidi, orribili crimini e anche questa volta Kim ne uscirà sì vincente, ma ancora una volta provata, provata ma con un inizio di, non posso dire guarigione, ma di accettazione di quello che è il suo passato, l'accettazione di un dolore che deve iniziare, volente o nolente, a elaborare, quindi ad affrontare, a sviscerare e quindi a dichiarare, compiuto. Questo è il secondo romanzo di Angela Marson ed è scritto veramente molto bene, a parte il susseguirsi delle varie indagini che coinvolgono vari aspetti della criminalità, c'è l'evoluzione di questo personaggio di Kim che rivela sempre di più di se stessa e che personalmente mi sta piacendo sempre di più. Io mi auguro che in Italia arrivino presto gli altri romanzi di Angela Marsons perché sono veramente molto belli, non solo da un punto di vista investigativo, ma anche proprio per la disamina psicologica che lei fa di questo personaggio estremamente particolare, una detective molto capace, una detective che affronta anche da sola le situazioni più a rischio, ma che non ha ancora il coraggio, stranamente, di venire a patti con se stessa. I romanzi della Marsons sono pubblicati da Newton Compton e sono reperibili anche in formato elettronico. Io con questo vi saluto e vi ringrazio. E ve lo consiglio a questo romanzo, ovviamente, perché è bello.
ancora più bello del primo. Il personaggio sta crescendo, si sta evolvendo, si sta arricchendo, quindi mi aspetto ancora grandi cose. Di nuovo, un bacione e un arrivederci a presto. Ciao.